Ci troviamo in un periodo storico dove si fa a gara chi ce l'ha più grosso, lo smartphone, e Xiaomi se ne esce sul mercato con questo Xiaomi Mi 9 SE. La domanda che voglio porvi oggi in questa recensione è: serve davvero avere per le mani un top di gamma come ad esempio lo Xiaomi Mi 9 o possiamo accontentarci tra tante, tante virgolette di un medio gamma, piccolo, compatto e performante come questo Xiaomi Mi 9 SE? Adesso facciamo partire la sigla e vediamo di trarre tutte le conclusioni in questa recensione. Xiaomi Mi 9 SE è costruito come un vero top di gamma, vetro sul retro, frame laterale in alluminio. Nonostante non si tratti di un top di gamma, l'azienda ha deciso di adottare dei materiali molto pregiati per questo smartphone e in mano restituisce una sensazione di estrema qualità anche grazie all'assemblaggio impeccabile. Questo gioiellino, ragazzi, è piccolo, ma non sottovalutatelo perché piccolo non vuol dire scadente o poco performante. Il corpo ha delle dimensioni di 147,5 x 70,5 mm in uno spessore di soli 7,45 mm. Mi 9 SE è finalmente uno smartphone compatto, ragazzi. Riusciamo a utilizzarlo con una sola mano senza davvero alcun tipo di problema. Il pollice arriva in tutte le parti del display senza dover andare ad adottare posizioni innaturali. Il retro, come detto prima, è in vetro e trattiene un sacco di impronte, specialmente in questa colorazione blu. Colorazione blu che è anche la migliore del lotto. Quando colpita dalla luce trasmette dei bellissimi riflessi color arcobaleno. Davvero un peccato coprirlo con la cover. Cover, ragazzi, che Xiaomi mette in confezione. Purtroppo è una cover color fumé, quindi non trasparente, e quindi andremo a rovinare un pochettino l'estetica di questo Xiaomi Mi 9 SE. Però qua sotto in descrizione trovate il link ad una cover appunto su Amazon trasparente, che secondo me è davvero ottima, così potrete sia proteggere il vostro smartphone e anche ovviamente godere di questa bellissima colorazione. Sul retro risalta poi un sacco il modulo fotografico, composto da tre fotocamere. Sul lato destro del frame abbiamo il bilanciere del volume, il tasto accensione, in alto troviamo poi il sensore a infrarossi per comandare eventuali televisori. Invece in quello inferiore c'è la porta Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Il microfono è l'unico speaker di sistema mono. Sul lato sinistro invece troviamo soltanto il carrellino per la SIM. Uno degli aspetti che mi è piaciuto di più di questo smartphone, ragazzi, è assolutamente il display. Secondo me anche migliore di quello che troviamo sullo Xiaomi Mi 9. La parte frontale è occupata dal display, appunto, da 5,97 pollici. Tecnologia OLED, risoluzione Full HD Plus in 19 noni e con un piccolo notch a goccia nel centro. Non ho mai avuto il minimo problema a visualizzare i contenuti anche sotto la luce diretta del sole. Questo display è davvero uno spettacolo. Ci troviamo su un medio di gamma, ma assolutamente non sfigura a fianco al display dello Xiaomi Mi 9, che ricordiamo essere un top di gamma. Mi 9 SE colpisce sicuramente per la sua compattezza, ma dentro a questo piccolo corpo c'è un processore davvero da paura, ragazzi. Lo Snapdragon 712 infatti garantisce prestazioni sempre molto alte. Non parliamo di un top di gamma, ma nell'utilizzo quotidiano non rimpiangere dello Snapdragon 855 del Mi 9. Le applicazioni girano sempre fluide. Ogni tanto c'è qualche impuntamento, ma nulla di catastrofico. Anche per quanto riguarda il comparto gaming, nessun problema, ho provato Asphalt 9 e gira davvero benissimo. Questo modello che vi propongo oggi in recensione, ragazzi, ha 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. C'è anche una versione a 64 GB di memoria interna che costa leggermente meno, ma se siete interessati all'acquisto, mi raccomando, fate attenzione a quale modello andate a scegliere, perché poi non sarà possibile andare ad espandere la memoria tramite micro SD. Quindi io personalmente vi consiglio questo modello, ovvero 6 128 GB. Non manca inoltre la possibilità di sbloccare lo smartphone tramite il sensore di riconoscimento per il volto, soltanto 2D, ma funziona davvero molto molto bene. Chicca da non sottovalutare è la possibilità di sbloccare il telefono tramite impronta digitale. Ho confrontato questi sblocchi con appunto il fratello maggiore Xiaomi Mi 9 e posso assicurarvi che anche se qui parliamo di un medio di gamma, questo comparto non ha nulla da invidiare appunto al fratello top di gamma. Per quanto riguarda il software, invece, parliamo della classica, amata e odiata allo stesso tempo, MIUI. La versione che gira su questo Xiaomi Mi 9 SE è la MIUI 10 basata su Android 9.0 con patch di sicurezza aggiornata al 1° aprile, quindi per quanto riguarda la sicurezza siamo un pochettino indietro, ovviamente. Aggiornamento ad aprile in questo momento, poi se guardate il video tra, non so, 2 mesi magari la situazione
può essere cambiata. La MIUI è super ricca di funzioni, non manca la possibilità di abilitare le gesture per godere appieno dello schermo, impostare un secondo spazio di lavoro o attivare la modalità dark su tutto il sistema. Anche per questo piccolino troviamo il problema delle notifiche che non persistono nella barra in alto, ma vengono visualizzate solo per pochi secondi. Inoltre dovrete andare ad agire su molte applicazioni per poterne visualizzare le notifiche pop-up o i banner nella lock screen, ma comunque ormai queste cose le sappiamo perché siamo abituati ad avere tra le mani smartphone Xiaomi. Questo smartphone secondo me è quasi perfetto praticamente per tutti gli utenti. Purtroppo manca il jack da 3,5 mm, lo so, per molti di voi è una cosa irrinunciabile, però purtroppo Xiaomi su questo Xiaomi Mi 9 SE non l'ha aggiunto. Però c'è da dire che comunque abbiamo la possibilità di effettuare pagamenti contactless tramite NFC e sappiamo che Xiaomi questa funzione non è che la introduca proprio su tutti i medi gamma, invece su questo Mi 9 SE c'è e a me ha fatto super piacere. Non ho risentito troppo della mancanza del jack da 3,5 mm in quanto ormai ho abbandonato le cuffie cablate da un po', però capisco che per chi ha delle cuffie tradizionali con jack questa può essere una mancanza abbastanza importante. Però in confezione trovate l'adattatore che va da USB-C a jack, appunto per usare le vostre cuffiette. Troviamo inoltre il Wi-Fi dual band, GPS e la connessione è stata sempre molto stabile durante il periodo di test. Il 4G Plus non ha avuto nessun problema, il cambio di cella è davvero veloce, l'audio in chiamata è buono, anche il volume del via voce è molto alto e l'interlocutore si sente sempre molto bene. Adesso tocchiamo un argomento abbastanza delicato. Prima vi ho detto che questo modulo fotografico risalta abbastanza nella back cover. Il modulo fotografico è molto simile a quello dello Xiaomi Mi 9, ma non siamo sulla stessa qualità. Infatti su Mi 9 SE abbiamo un sensore grandangolare da 13 megapixel, mentre la lente tele è da 8 megapixel, la fotocamera standard rimane la stessa del fratello maggiore da 48 megapixel. Gli scatti sono davvero buoni per la fascia di prezzo a cui appartiene questo prodotto. La presenza della camera grandangolare non è assolutamente da sottovalutare e di notte la resa purtroppo cala e le foto presentano parecchio rumore. La fotocamera per i selfie poi è da 20 megapixel, decente, niente di più. Purtroppo le foto escono tutte con il cielo bruciato e anche in post produzione è davvero difficile recuperarlo. Per quanto riguarda il comparto video, invece, con il modulo principale possiamo registrare fino a 4K e con la cam anteriore fino a 1080p. C'è la stabilizzazione, ma sicuramente si poteva fare di meglio. Xiaomi Mi 9 SE è uno smartphone assolutamente compattissimo e ovviamente all'interno non poteva starci una batteria gigante, ma vi assicuro che il modulo da 3070 mAh vi consentirà di chiudere la giornata lavorativa con almeno un 20% di carica residua. Poi ovviamente se pensate di fare un dopo cena vi occorrerà ricaricarlo, però comunque vi assicuro che la batteria si comporta davvero benissimo. Ma insomma, questo Xiaomi Mi 9 SE è da comprare oppure no? Secondo me assolutamente sì, anche solo per la novità, tra virgolette, perché comunque ci troviamo in un periodo in cui gli smartphone vanno ad essere sempre più grossi. Adesso ve lo metto al volo così vicino al Mi 9. Cioè, guardate per dire già le differenze con il Mi 9, ma adesso ve lo affianco al volo al mio 7 Pro, cioè ragazzi... È uno smartphone davvero molto piccolo ma molto performante. Costa circa 300-310 euro su Amazon al momento di questo video. Ovviamente trovate il link qua sotto in descrizione per andare ad acquistarlo. Ma con questa cifra cosa potete portarvi a casa? Sicuramente compattezza, sicuramente affidabilità, sicuramente un processore che funziona molto bene, non è energivoro, quindi anche la durata della batteria è davvero ottima e c'è l'NFC. Ci sono delle mancanze? Assolutamente sì, manca il jack da 3,5 mm, non c'è alcuna certificazione per quanto riguarda la resistenza ad acqua e polvere, però per il mio utilizzo, per il mio parere, sono cose a cui si può tranquillamente fare a meno. Ragazzi, spero che la recensione di oggi vi sia piaciuta, mi raccomando continuate a supportare il mio lavoro lasciandovi tanti bei mi piace. Ovviamente, come già detto qua sotto in descrizione, trovate il link per l'acquisto e la recensione completa per qualche piccolo approfondimento in più. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella per non perdere neanche un nostro video e perché no, magari condividere questo video con i vostri amici. Luca Crocco, per Tech è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!